si celebra il gruppo La Smorfia a distanza di 40 anni, così come si tributa il sommo poeta Massimo Troisi a distanza di 24 anni della sua scomparsa. Napoli in festa, documenti, testimonianze inedite da parte di un parterre artistico nazionale. Possiamo dare il via all'immagine. Padrone di casa che va a enunciare, a illuminare le somme gesta di quel poeta magnetico, magnifico, che ha caratterizzato, ha manipolato e ha catalizzato le nostre coscienze, che è Massimo Troisi. Allora, tu hai detto molto meglio di me, semplicemente è un genio ed è un onore essere su questo palco e fare da padrone di casa. Io faccio il portiere perché poi ci sono Lello ed Enzo, per fortuna, e due meravigliose coinquiline che sono Fatima Trotta e Maria Bolignano. In un aggettivo, se dovessi giudicarlo, menzionarlo e soprattutto dargli il giusto tributo a Massimo Troisi, quale useresti? Guarda, userò un termine calcistico, si dice dei calciatori quando sono straordinari, imprevedibili, dei fenomeni. Ecco, secondo me Massimo Troisi, lo dico da spettatore, non ho mai avuto l'onore di conoscerlo, era un fenomeno assoluto, di genio, di comicità, di poesia, di bellezza, di meravigliosa, straordinaria napoletanità. Un invito a tutti coloro che stanno guardando da casa per questi 3 giorni a venire qui, allora, in Piazza delle Bici. Amici, non si paga niente, è tutto gratis. Ci sono 5.000 posti a sedere, ci sono degli ospiti straordinari, ve ne nomino alcuni: Arbore, Magalli, Baudo, Marisa Laurito, Nino Frassica, Marco Messeri, Renato Scarpa, Massimo Bonetti, Giovanni Benincasa. Ci sono degli amici che sono venuti alla festa di un amico. Veniteci a trovare anche voi. Grazie Francesco.